Luigi Pardo, ciao ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale Live Reaction numero 100, spaccata oggi, 1-0-0, Live Reaction numero 100 dallo Stadio Olimpico. In realtà mi trovo a Roma in questo momento, a casa mia, però visti i prezzi che questi bastardi hanno messo, 65-70 euro per il settore ospiti, me ne sto comodamente nel mio studio, faccio Live Reaction e semmai allo stadio ci andremo per Lazio-Milan quando verrà il tempo di andarci. Terza giornata di campionato, primo big match stagionale, soprattutto c'è da vedere il fatto che il prossimo sarà il derby. Abbiamo ordinato la maglia nuova del Milan, che poi uscirà il video tranquillamente quando arriverà, speriamo sia l'ultima partita con la maglia molto retro. Diverse novità nella Roma: Paredes, Aouar, Llorente, Rios, poi c'è anche Lukaku in panchina, insomma Ndicka. La Roma che di certo non vuole passare inosservata, vuole fare il suo campionato, data anche la campagna acquisti che fino a poche settimane fa era sotto le aspettative, poi insomma hanno chiuso con il colpo. Il Milan che ripropone la formula squadra che vince non si cambia della partita col Torino, e ragazzi è una partita tosta. La Roma ha un punto, ma questo dopo tre giornate non significa assolutamente niente. Va di culo, se possiamo dire così, che sia Abraham che Dybala sono infortunati, insomma sono due giocatori abbastanza importanti, poiché gioca Belotti. Ma io vi ricordo che il signor Andrea Belotti con il Milan ha un certo feeling, ricordo che quando giocava nel Torino ci ha rifilato una caterva intera di gol. Per il resto ragazzi, il Milan che voleva prendere Taremi, poi il giocatore del Siviglia, come cazzo si chiamava, Rafa Mir, alla fine abbiamo virato per Luka Jovic in prestito secco per un anno, arriverà domani con tutta la calma di questo mondo. Comunque per fortuna in tutti i reparti, forse la difesa, il Milan è coperto, diciamo magari è puntato su un profilo un pochino più con garanzie come ultimo acquisto, però ovviamente la trattativa per Taremi è saltata stanotte, i nostri dirigenti hanno fatto quello che potevano fare. Per quanto riguarda il resto del mercato, non possiamo veramente esimerci da fare complimenti alla dirigenza. Ragazzi, Roma-Milan, primo big match stagionale, speriamo che vada nel migliore dei modi e soprattutto speriamo di passare una serata tranquilla prima del derby e prima di un girone di Champions League che ci ucciderà. Non ho fatto il video dei sorteggi perché semplicemente ero al mare, però poi avremo modo magari di parlarne più avanti, ma sarà una Champions League forse più tosta di quella di due anni fa, quando si arrivò ultimi con Atletico Madrid e chi era il Liverpool. E ragazzi, ripeto, Live Reaction numero 100, e ci tengo a ringraziare veramente tutti quelli che sono passati 1, 2, 3, 4, 5, 100.000 volte da questo canale, che si sono visti Live Reaction. Parlo sia milanisti che non milanisti, perché per fortuna ho il piacere di essere seguito anche da tifosi non del Milan. La cosa mi fa abbastanza onore, perché quando anche i tifosi delle altre squadre ti seguono, vuol dire che tu stai facendo il tuo lavoro in maniera molto 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 dignitosa, e questo me lo posso attribuire perché voi vedete la tavola apparecchiata, ma la tavola ragazzi, per essere apparecchiata ce ne vuole, ma ce ne vuole e ce ne vuole. Per apparecchiare la tavola ragazzi ci sono notti insonni, ore di lavoro, sacrifici, volte che si potrebbe uscire e si rimane a casa, ferie che a volte vanno via perché si rimane a casa a guardare le partite, però poi ho voi e quindi a me va bene tutto. Adesso si può anche togliere il volume. Ma vo, ma vo, ma quanto fai cacare, unico grande orrore di tutta questa merda che ci hai messo a cacare. Va bene, va bene, va bene, lo scotto è finito. Non c'è un posto vuoto. Si sta per iniziare ragazzi. È maestro, no? Nelle ripartenze. E si inizia. Inizia Roma Milan, battono loro. Forza Milan, sempre e comunque. Via le notifiche, se no ragazzi, poi qua ci si muore. Che c'è Emanuele Giaccherini a fare la telecronaca. Stramaccioni, Giaccherini, cioè ci vado io la prossima volta gratis. Guarda, ci vado gratis a fare le telecronache. Vediamo di non fare come abbiamo fatto l'anno scorso, sia all'andata che al ritorno. Che poi a me la Roma non sta sui coglioni. Che poi Roma-Lazio indifferente. Per cercare. Ma è
Mourinho, ragazzi, è Mourinho insopportabile, è lui il problema. Anzi, non solo il motivo Mourinho per farmi stare sui coglioni a Roma, adesso il motivo pure Lukaku. Dybala può essere il terzo motivo, non ai livelli di Lukaku e Mourinho, ma può essere un motivo anche quello. Raga, 5 minuti non abbiamo fatto tocca a palla, il che è buono, però va sfruttata sta cosa. Buone prestazioni, evidentemente lo conosce molto bene, ha detto delle qualità del giocatore portoghese. Tocco di Loftus Cheek. Tira! 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 Va bene, va bene, va bene, va bene. Complicatissima la situazione. Va bene, c'è una rissa, ma tira cazzo, l'hai saltato, tira! Con Rui Patricio, con il direttore di gara che fa un po' fatica. Devo vederlo dalla prospettiva. Allora, Loftus Cheek per Giroud. Tocco di buco della difesa della Roma, veramente incredibile. C'era Calabria libero. Para che gli imbalza sul petto, poi vabbè, e Selic mette fuori. Non c'è mezzo fallo, ve lo dico già in anticipo. Fatto. Intervento di Selic è miracoloso, però c'è anche te, spingila con la testa, no? Fatemi capire un secondo, VAR? Cioè, per me Selic ha fatto un intervento difensivo della Madonna. Chiamano il fallo del portiere a gamba tesa quel contatto basso che ha fermato Loftus Cheek. Vediamo? Aspetta, lo va a rivedere. Non lo rivede più. Rigore. Calcio di rigore. Ok, ok, cioè io me lo prendo, però cioè sto ancora cercando di capire il fallo di Rui Patricio, perché ovviamente tutti ci siamo concentrati su Selic, che ripeto, ha fatto un intervento difensivo che io me lo comprerei dopo questo intervento difensivo qui. Comunque sì, 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 ragazzi, arrivederlo sì. Non c'è cartellino per Rui Patricio e c'è rigore per noi al nono minuto. Dovete uscire dall'aria! Come me lo devo dire? Va Giroud. Lo para. Va col sinistro. Olivier! 1-0! Andiamo! Che succede? Mi si è scollegato tutto qui. Se non muoio. Piazza Rui Pasticcio. L'importante è che nella live reaction numero 100 il Milan vinca. Ed è Oli G. Giusto con il Sharawi che esce. Bravo, poi tiro da fuori. Paredes protesta da parte del giocatore della Roma per l'intervento. Ma non c'è niente sul Sharawi, dai, su. Comunque ragazzi, la cosa più bella che ho visto finora non è il gol del Milan, non è il rigore, non è ma la cosa più bella che ho visto è Mourinho che sbraita, urla come un condannato a morte su un rigore che è netto. Calabria, ce la fai a mettere un pallone morbido a modo Calabria? No, non ce la fa, perché Calabria è down. Dando a Calabria del down, ho offeso i down. La buona Teo! Atterrato, non c'è nulla. Oddio, un po' accentuato Hernandez, eh? No, no, c'è nulla. Certo, non puoi fischiare niente. I romanisti, sia quelli in campo che quelli in tribuna. Avete presente i troll? Ecco, uguale i troll. Insorgono i romanisti. Giallo per Tomori dopo 18 minuti. Ma perché non vai a fare le patatine fritte? Ma vaffanculo. Madonna, ma vai a lavorare la saga del fungo porcino. Ma vai a cagare, Tomori, vai. Belotti, fermo come il vino. Va a fare lo sgambetto. Intanto ringrazio la pagina Le Bimbe di Kalulu, pagina Instagram che sta crescendo con i meme su Kalulu, cioè in realtà sul Milan, ma come capo espiatorio Kalulu, che secondo me Kalulu può diventare tipo il meme dei meme, e che insomma mi ci supportiamo a vicenda, e quindi non posso che ringraziare. Ragazzi, andatela a seguire Le Bimbe di Kalulu su Instagram, siete sempre su Instagram, potete cercare quella pagina. Nella zona di Teo, che va Teo verso Giroud. Pulisic! Pulisic! E c'è il cosa ha preso Rui Patricio, ragazzi? Cosa ha preso Rui Patricio? Cosa ha preso Rui Patricio? Se l'è buttata così sopra la traversa, c'è una delle parate più belle che ho visto finora. Cosa ha preso? Giroud, Loftus Cheek. Boh, è bello che andiamo. Quant'era che andavamo con tre uomini avanti? Pulisic. Sì, ma non è che la devi lasciare a Mancini, eh? Cioè, nel senso, non è obbligatorio. Comunque, partita di Selic veramente. Saltatori del Milan. Amo.
Mourinho, 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 Mourinho. Entra Pellegrini. Fuori Aouar, dentro Pellegrini. Non mi piace a me sto cambio, ragazzi. A me non piace. Non piace perché per me Pellegrini, anche se non è nella miglior condizione, per me è molto più forte di Aouar. Fallo da Tomori. Di Tomori. Vogliono il rosso. Ecco i romanisti che insorgono per una spinta dal dietro. Vogliono il cartellino rosso. Ecco che arrivano i troll romanisti. Ah, Loftus Cheek, bravissimo, bravi, bravissimo, ragazzi. Ecco, stavo parlando bene di te, bella gomitata. Inutile, ti becchi anche il giallo. Esce dentro per Belotti. Una cosa fatta bene da Tomori, incredibile. Leo, bella Teo, che treno che sei, che treno che sei. Ciuf ciuf, ciuf ciuf. Va Pellegrini. Con la Lazio ci ha fatto gol di lì. Megnan, mi raccomando, Megnan, mi raccomando, sono preoccupato. Va Pellegrini, bravo, ciao. E il Sharawi fuori. Poi il pallone diventa insidioso perché... Dai che mi scappa da piscià, su. Finisce primo tempo, ragazzi. 1-0, rete al 9 minuto di Giroud su rigore. Rigore tra parentesi, netto. Gioco della Roma che riflette quello del proprio allenatore. Falloso, interruzioni, simulazioni, proteste. Ci vediamo nel secondo tempo. Cambio maglietta, ragazzi, perché l'altra era da strizzare dal caldo che fa. Lì dietro maglia della Roma perché si rispetta sempre l'avversario, anche troll che... Questa, ragazzi, è un pochino più carina, più colorata. Poi c'era questo e quindi la porti un po' più volentieri, ecco. Ci siamo, ragazzi, inizia. Poi dopo sarà per Pulisic, quindi l'appoggio di Reinders. Reinders Calabria. Scalare Zaleski sul cross da parte di Calabria. Verso Leao. Rafa! 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 44esimo gol con il Milan di Rafa! Da terra! Ciuccia le palle, Mourinho! Ciuccia le palle, Lukaku! Ciuccia! 2-0! Rafa! Assist di Capitan Calabria! Tiene sul posto Selic! 2-0! Rafa! Leo, meraviglia! Ed è 2-0! 2-0! Il 48, Rafa! Apertura ancora verso Ternan. Bella Teo, Teo, Rafa, Rafa, la lascia a Loftus fuori. Terza deviazione, palla che finisce in calcio d'angolo. Di poco. Comunque, ragazzi, quest'anno, primo anno senza fantacalcio, si sta ad un bene, ma ad un bene assoluto. Bella Zaleski, Mignon. Comunque, Milan avanti 2-0 con la Roma. La cosa mi preoccupa, c'è da fare il terzo, se no è un film già visto. Prova ancora Sharawi. Qui verso Belotti, Maignan. Esalta Pobega e Kalulu. Ma perché Pobega? Perché? Perché Pobega? Perché Pioli? Vantaggio 2-0. Ma che t'ha fatto Pobega? Fallo di Tomori. Su di lui da parte di... È già ammonito. Fuori Tomori. Espulso. Salta il derby Tomori. Che arriva in questo istante. Sei un coglione. No, beh, fallo da cartellino. Cioè, avrebbero ammonito chiunque lì. Però c'è, hai preso due cartellini gialli per due falli su Belotti. Cioè, ma devi essere veramente coglione per arrivare a sto punto. Cioè, veramente ti deve scureggiare il cervello per prendere un cartellino rosso per due falli su Belotti. Sta giocando con l'unico difensore centrale, io non voglio vedere. Partita in totale controllo. In totale controllo. Trollo. Neanche un giallo per la Roma? Neanche un giallo. Ma perché fa uscire Loftus Cheek? Mi spieghi il motivo! Sta facendo una partita della Madonna! Per mettere Kalulu! Ma togli Krunic! No! Tutta la Roma avanti c'è da resistere, ragazzi. Altra apertura, deve scalare Calabria. Attenzione, attenzione, destro, Maignan. Chi era? Pellegrini? No, era il Sharawi. Che ha provato. Ha tirato un porta la Roma, eh. Dentro al campo, bravo. 68 minuti per tirare in porta. Facciamo come l'anno scorso, mi raccomando. Giallo! Un giallo! Finalmente!
niente, è un giallo per la Roma. È 70 minuti, butta in cacciare la partita. Entra Lukaku e Spinazzola. C'è Pobega per Giroud, e sei serio? 4-3-2. Pulisic e Leao punte, quindi non si farà più gol. Questa situazione, si propone Lukaku davanti, c'è anche Belotti. Belotti, Lukaku destro fuori. Prova subito. Donna quanto mi stai sul cazzo. Cioè, ma è possibile far svegliare la Roma al 70esimo dopo che li abbiamo presi a pisellate in faccia? Non lo so. 10 è dura ora. Secondo me un gol lo fanno questi qua. Entrano Okafor e Ciucu, quindi usciranno Leao e Pulisic. Ragazzi, Mourinho sta per far entrare Pagano. C'è ok tutto, però. Minchia Lukaku. Manco fosse Totti, raga. Per prendere palla. I troll si svegliano. Che cazzo è sto Pagano qui? Pellegrini. Altra deviazione. Quindi prova la soluzione. Destro fuori. Spinazzola, pallone e finisce. Spinazzola, vabbè, non è il suo piede. Spinazzola, ancora palla alla Roma, ragazzi. Non lasciamo giocare così l'Inter, Ve lo dico già adesso. Bravo, toglie la palla a Lukaku, quella merda umana lì. Quindi il tocco da parte di Pobega che ha già servito. Occa, forte attenzione che c'è Lukaku lì. Fallo! Giallo! Per quel pezzo di merda! Forse la troppa. Pezzo di merda! Sognavo il cartellino giallo fin da bambino, Spinazzola. Possibilità per uno contro uno, ancora Spinazzola, palla che torna sul destro. Altra apertura verso Bove, quindi Cristante. Altro tocco corto. Poi la conclusione. Destro, Pagano, fuori. Fuori c'è deviazione. Angolo per la Roma. Non prendiamo gol adesso, Vuole il tocco di mano, sto coglione. Braccio così. Che proprio della Roma, sei. La parte di Spinazzola. Spinazzola. Destro, gol. Rete, la Roma accorcia. A quanto lo sapevo, ragazzi. Sullo spunto la parte di Spinazzola. E da qua il gol si prende. State a vedere, si fa la fine di gennaio. È quando sei in 10. Spinazzola salta Calabria. Interviene Kalulu che se la butta in porta. Questo è sculo. C'è sempre da ridursi così, ragazzi. C'è da farne 4 stasera. Zaleski destro, fuori. Palla sull'esterno. Angolo. Ho visto gol. Altra deviazione. Pellegrini messa fuori. Ancora Zaleski. Ancora dentro. Smalling, che succede? Rimessa dal fondo. Sarà rimessa dal fondo. Meignan, che mi fa il Donnarumma, cazzo. Okafor. Giallo. Un altro giallo. Incredibile. Scaduto il tempo, zio, Zio, è rimessa dal fondo. È inutile che raccatta palla e mette la palla. Troll di merda che mette la palla sul calcio d'angolo. Ci speravate che succedesse come a gennaio? Meignan. Cerca la profondità. Arriva Romano. Schiavo di Milano. 2-1. Mourinho, Lukaku, Dybala, tutte le merde a casa. Ci vediamo per il derby.